Allora, come cambiare la ruota di scorta di una Fiat 500 del 1970? Innanzitutto andare davanti. Qui si trova tutto ciò che ci serve. Quindi apriamo il cofano e qui troviamo la ruota di scorta, la cassettina degli attrezzi e il cricco. La prima cosa da fare è di andare a svitare il coprimozzo, insomma, questo qua. Lo si può fare con la chiave inglese, con la chiave in dotazione direttamente della Fiat, che ha già la dimensione giusta. Andiamo a svitare la mano. Ed eccolo qua, lo mettiamo da parte. Poi prendiamo l'altra chiave e come prima cosa quello che dobbiamo fare è che dobbiamo allentare queste quattro. Allentare ma non togliere del tutto. Siccome possono essere molto dure, ti consiglio di tenere sempre dello svitol o qualcosa del genere nella 500 per ogni evenienza. Perfetto, eccole qui allentate. A questo punto è il momento del cricco. Dove si mette il cricco? Allora, potete riuscire a vedere qui sotto, all'altezza della portiera, esattamente allineato con la linea di apertura della portiera, c'è una piccola scanalatura, proprio un piccolo buco. In questo buco va infilato questo pezzo. Quindi tenendolo dritto lo andiamo ad infilare e a questo punto possiamo pazientemente ruotare la manovella in modo da cominciare ad alzare la macchina. È un'operazione facile e veloce. Una volta che avete azzeccato il buco, e in pochissimo tempo la 500, che è molto leggera, sarà staccata da terra. A questo punto tornate qua e potete togliere le viti superstiti. Possiamo tenerla appoggiata in modo da facilitare lo svitamento e poi potete toglierla. A questo punto potete prendere la ruota di scorta e inserirla
fanno tendi a far combaciare questo piccolo, come dire, puntoncino all'interno di questo piccolo buco. È un po' la guida. Perfetto, fatto. A questo punto basterà avvitarne uno solo. Tutti gli altri verranno piuttosto comodi. Ricordatevi di non stringerli da troppo. La fase di stretta si fa quando è tornato giù, quando la ruota riappoggia a terra. A questo punto è sufficiente far riscendere la macchina verso terra. Possiamo andare a mettere via il cricco. Ultimo passaggio, la stretta finale. La diamo con questo. E infine andiamo ad attaccare il coprimazzo. Bella stretta e il gioco è fatto.